E torniamo in onda con Voce delle Chiese. Oggi Sara Turn insieme a Daniela Grill a condurre questo programma e diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, Pietro Venè, responsabile dell'area minore della Diaconia Valdese Fiorentina. Prima, anticipando i contenuti della puntata di oggi, vi dicevo che avremmo parlato di gioco, che può essere il problema e può essere anche la cura. Parlavamo appunto, dicevo, la ludopatia, appunto il problema quando il gioco diventa dipendenza, diventa problema, anche la gaming, il gaming disorder, quando appunto la dipendenza da videogiochi appunto è un problema e non soltanto per i giovanissimi. Però abbiamo visto, abbiamo scoperto che in realtà i videogiochi possono anche trasformarsi in una cura. Questa cosa ci ha incuriosito moltissimo e quindi abbiamo interpellato appunto Pietro Venè della Diaconia Fiorentina per spiegarci un po' in che senso e in che modo. Allora, noi lo facciamo lanciando un'iniziativa, un convegno, un seminario di formazione che si terrà fra due martedì, martedì 15 ottobre, proprio a Firenze, alla sede dell'Istituto Gould di Firenze, ma si tiene anche online, quindi si può anche partecipare da remoto per chi lo desidera, e sicuramente è un'occasione di formazione molto molto importante. Allora vogliamo parlare un po' con te, Pietro, in che cosa consiste questa giornata di formazione, quali sono i suoi obiettivi e anche quali sono i destinatari, cioè chiunque può partecipare, e che cosa si intende fare con questa giornata? Buongiorno, innanzitutto grazie per avermi invitato. Dunque, il convegno sì, è aperto a tutti. Naturalmente coloro che lavorano nell'ambito dell'assistenza ai minori possono anche recepire delle informazioni che riguardano nuovi modi di approccio ai vari tipi di problema che vengono fuori cioè nella sfera dell'ambito digitale. L'avevate accennato voi, come tutte le cose il digitale fa parte della nostra vita. I bambini già appena nati fanno così con le dita sui libri perché devono allargare la pagina. Questo non è né positivo né negativo, è un fatto che va da un lato tenuto sotto controllo, ma anche va incoraggiato qualora serva invece per fare delle azioni virtuose, se mi passate il termine. Il convegno ha proprio questa idea. Questa volta siamo partiti dal pensare non di sottolineare le malattie, fra virgolette, che porta l'ambito digitale, perché ci sono anche, l'avevate accennate voi, ma invece partendo dal punto di vista di quali benefici potrebbe portare a tutti i livelli. Uno di questi, per esempio, è l'apprendimento. Allora, noi abbiamo fatto dei percorsi abbastanza recentemente, ormai e anche da lungo tempo, che riguardano l'insegnamento, per esempio, nella scuola attraverso la realtà aumentata. Chiaramente questo trova delle resistenze in quelli con i capelli bianchi, tipo me, ma non me in questo caso, però insomma la scuola fa un po' resistenza agli adulti che amano l'odore dei libri, che non c'è niente di male, va benissimo, va bene tutto, però non è questo il punto. Il punto è che attraverso questi strumenti è possibile portare nuovi modi di insegnamento, da quello culturale a quello personale, ai valori, qualsiasi cosa, utilizzando lo strumento del quale non possiamo fare a meno, che è quello che usano i giovani per la comunicazione. Non è demoniaco di per sé, neanche il non plus ultra della comunicazione, però rimane il fatto che per noi è solo uno strumento, non è nient'altro, di per sé è neutro. Ovviamente dico una cosa che ci insegnano da quando siamo bambini: non è lo strumento che fa la differenza, è l'utilizzo. Certo. Tuttavia, siccome le scuole, i convegni, fino ad ora si sono hanno rivolto la loro attenzione alla
ai problemi che derivano dal digitale, noi invece questa volta abbiamo pensato di fare all'incontrario e dire benissimo, i problemi più o meno li sappiamo, e anche se non li sappiamo, il convegno non è il nostro, non è il luogo dove verranno espressi. Nel nostro convegno si cercheranno di capire tutti i possibili utilizzi invece di questo straordinario strumento. La mattina in senso teorico, cioè parleranno degli specialisti che hanno fatto propria questa capacità di comunicazione sia in ambito terapeutico ma anche nell'ambito dell'insegnamento, però verrà raccontata. Invece nel pomeriggio solo una parte, poi vedremo perché abbiamo già sforato di molto gli ospiti, ci fa piacere, però dobbiamo anche contenere, certo. Come dire, cercare di fare in modo che tutti abbiano una risposta precisa e che non ci si disperda. Il pomeriggio tre gruppi di ospiti invece proveranno sulla loro pelle, con tre specialisti, computer, tutto e quant'altro, proveranno effettivamente che cosa può voler dire imparare attraverso gli strumenti digitali. Bello, quindi fate proprio testare l'esperimento direttamente a chi sarà presente. Sì, ci sono tre specialisti che usano la realtà aumentata. Io impropriamente dico solo realtà aumentata, in realtà c'è tanto altro dietro, ma comprenderete che non è proprio la mia materia, diciamo. Loro faranno testare a tre gruppi che poi si alterneranno praticamente l'utilizzo di questo tipo di realtà per vari scopi, tutti virtuosi, che non solo, certo, può essere utilizzato per qualsiasi cosa, ma anche per cose diciamo positive, non solo per i ragazzi, direi, certo, in generale per gli adulti, che farebbero bene anche ad apprendere l'utilizzo di questi strumenti, perché secondo me non può essere solo una fonte di ricchezza. D'accordo tutti che la tecnologia non è che migliora né peggiora l'essere umano, c'è, quindi là cerchiamo di utilizzarla nel miglior modo possibile. Al meglio, prima bisogna conoscerla e poi decidere che cosa farne. Leggevamo nell'articolo sul sito diaconiavaldese.org, dove ci sono tutte le informazioni sul programma, i dettagli, anche le modalità per partecipare, ma ce lo dicevi anche tu, che questo convegno fa parte di un percorso che voi avete svolto nel tempo, e appunto dopo aver analizzato gli aspetti tra virgolette negativi, gli aspetti problematici di queste tecnologie, adesso giustamente vi concentrate su quelli positivi. E nei due precedenti percorsi di prevenzione sui rischi collegati al gaming disorder, appunto, di cui parlavamo prima, che si erano svolti nel biennio 2022-24, sempre della Diaconia Valdese Fiorentina, ci sono dei numeri interessanti, dei risultati veramente molto molto interessanti, perché sono stati formati in tutta la regione 500 operatori su questo tema, e benissimo, inoltre sono stati realizzati 13 videogiochi in altrettanti istituti della regione, quindi anche un risultato pratico, esterno, concreto, visibile, molto molto interessante. E terza cosa, leggo l'apertura di un hub di videogame therapy presso la sede fiorentina della Diaconia Valdese, quindi questo discorso appunto della terapia, della cura che viene anche svolto proprio pubblicamente, insomma, nella fruizione del pubblico, quindi veramente un percorso interessante. Quindi, se posso, sì? Scusate, solo una cosa, un ringraziamento particolare va a un nostro collaboratore ex dipendente del Comune di Firenze, che si chiama Stefano Alemanno, che è in realtà veramente l'ideatore e il promotore di tutte queste iniziative che avete citato voi, cui fa parte la Diaconia Valdese Fiorentina, perché ritenuta un alleato, come dire, che poteva spendere tempo in queste iniziative. Basta.
giustamente una sinergia tra pubblico e privato, diciamo, che la raccontiamo spesso, appunto le reti messe in atto dalla Diaconia in varie città d'Italia. Firenze è particolarmente forte, particolarmente presente, quindi merita segnalarlo. Anche in vari altri percorsi di formazione avete sempre avuto il supporto e la collaborazione dell'ente pubblico, che è sensibile anche a questi temi. Tu prima ci dicevi che gli iscritti sono tantissimi e quindi parlavi soprattutto dell'aspetto in presenza, mi immagino. Ma chi volesse ancora iscriversi online può ancora farlo? Assolutamente sì. In presenza siamo pieni, sono 100 posti, 100 posti presi. In online non c'è limite. Chiaramente per la parte del pomeriggio stiamo chiudendo, anzi credo, ora non ho gli aggiornamenti, ma lì dobbiamo appunto contenere, scusate, il numero dei partecipanti, perché devono essere fatti tre gruppi precisi. Se avessimo sforato, nel senso se le domande fossero state maggiori, cosa che penso, questo sarà motivo per noi di replicare, certo, la sola parte pratica, perché immagino, a me per primo, che susciti grande curiosità e interesse, quindi la replicheremo sicuramente. Un incontro solo non basta, quindi anche noi ci prenotiamo già per i prossimi incontri. E beh, anche perché dopo che hai sentito parlare di applicazioni interessanti, poi in effetti testarle, provarle, tanto più con l'accompagnamento di qualcuno che ti guida e ti aiuta, insomma, lo rende ancora più accattivante. Quindi noi diamo l'appuntamento a questo punto per diciamo la frequenza online, la frequenza da remoto, che sarà comunque possibile il 15 di ottobre per questo convegno Quando il gioco si fa cura, i videogiochi in ambito educativo e terapeutico, organizzato appunto dalla Diaconia Valdese Fiorentina. Grazie Pietro Venè per essere stato con noi, buon lavoro e buona continuazione su questa strada che mi sembra ricca di soddisfazioni. Ecco, avete intrapreso e infilato un filone molto interessante. Grazie a voi per l'invito.